affari tuoi, non mancano le polemiche in ogni puntata. Sui social, durante e dopo la puntata, sono tantissimi gli italiani che commentano e dicono la loro sul celebre gioco dei pacchi. La nuova edizione di Affari Tuoi, con Stefano De Martino al timone, si conferma sempre per gli ottimi ascolti. E per la dose giornaliera di polemiche e commenti indignati degli spettatori. Il gioco non mette mai d'accordo nessuno, e qualsiasi siano le scelte del dottore e dei concorrenti, i telespettatori amano dire la loro. La puntata di lunedì scorso 7 ottobre ha visto come protagonisti Paolo e Jessica. I due concorrenti del Piemonte hanno saputo giocare con estremo coraggio e si sono portati a casa 50.000 euro. Un bottino molto importante se andiamo a vedere come si era messa la partita. I pacchi rossi infatti sono volati via in sequenza e all'ultimo tiro, il povero Paolo è rimasto con un pacco da 50.000 e un pacco blu. Alla fine la vittoria ha premiato Paolo che ha potuto festeggiare la vittoria. Ma sui social si torna a discutere. Negli ultimi tempi infatti si parla con insistenza, e senza troppi argomenti validi, delle vincite troppo alte. Gli utenti, in un mix tra ironia e invidia, si scatenano. «Stefano, tu stai portando al fallimento la Rai», scrive un utente rivolgendosi al conduttore. Un altro aggiunge, «Presto chiuderanno Affari Tuoi, vedrete». E un altro telespettatore ha tuonato, «E anche stasera soldi». Ma la regione fortunata da quanto è che non la vediamo? In ogni puntata succede sempre qualcosa. Affari Tuoi è questo, e del resto non ci si annoia mai. Iscriviti a Gossip Mania e attiva la campanella per non perderti nessun video.